Bentornati all'appuntamento settimanale con 5 minuti con, dopo aver parlato di settore giovanile. Torniamo a guardare alla prima squadra. Questa settimana trascorreremo 5 minuti con Francesco Federici. Benvenuto. Grazie. Dunque, parliamo iniziando proprio dal presente, ovvero avete giocato quella che praticamente è stata l'ultima giornata prima di rivederci dopo Pasqua in campo nuovamente. Queste due settimane di stop come le dovrete affrontare? Sicuramente andranno ad incidere parecchio su quello che sarà anche il proseguo, no, della stagione, il finale di stagione che ci aspetta. Bisognerà innanzitutto preparare al meglio la partita con Galic, perché è fondamentale, perché è crocevia magari della stagione. Se riesci a portare a casa un ottimo risultato lì, sicuramente è anche un bel incentivo per poi finire bene la stagione. Ecco, dicevamo appunto che vi ritroveremo in campo ad aprile, di preciso il 4 aprile, perché di recente sono stati comunicati i nuovi calendari in virtù del torneo delle regioni, che obbliga lo spostamento di quelle che erano le giornate in previsione prima di Pasqua, quindi a partire dalla prossima domenica in pratica. Cosa pensi di questo? Come dire, di questa nuova organizzazione che poi vi obbligherà a tornare in campo per ben 8 partite in 20 giorni? Sicuramente in un tempo abbastanza concentrato ci saranno tante partite. Sarà un modo per di non staccare mai la spina e cercare di prepararci al meglio per ogni gara. Certo, non è che sia proprio il massimo di cui aspettarsi, diciamo. Per questo rush finale, la parola d'ordine quale deve essere? Voglia di raggiungere l'obiettivo, voglia di centrare la salvezza, che è troppo importante per la società, ma anche per ognuno di noi, per il mister, per tutti. È troppo importante centrare l'obiettivo quest'anno. Sei uno dei senatori dello spogliatoio, che tipo di consigli dai all'interno appunto del gruppo per cercare anche di essere un po' il trascinatore, se vogliamo? Di solito i più grandi si prendono sempre un po' più l'onere, no, di guardare alla crescita del gruppo, della squadra, dei più giovani. Il consiglio che posso dare, io magari non sono uno che parla tantissimo, però magari anche dall'atteggiamento, dal modo in cui uno si allena, cerchi di trasmettere qualcosa magari ai ragazzi più giovani, o cercare di motivarlo, cercare di comunque sia prendere il calcio come comunque sia un impegno, una cosa seria, e cercare di farlo al meglio, perché comunque sia ne vale tutto. Al di là del calcio è un modo comunque sia di vivere insieme agli altri, di rapportarsi, di rispettarsi, di darsi le regole. Dunque l'atteggiamento in cui uno fa le cose penso che sia anche quello un incentivo, al di là magari anche l'incoraggiamento che fa parte del far crescere. Parlavamo dei giovani presenti nel gruppo, perché chiaramente in promozione ci sono più giovani rispetto a categorie precedenti. Sei arrivato 4 anni fa, Moglie Vallesina, hai visto proprio la crescita di questa squadra, vincendo anche il campionato di prima categoria, quindi arrivando in promozione. Sì, sicuramente è stato un po' in crescendo. Da quando sono arrivato le cose fortunatamente sono andate sempre bene. Quest'anno è il primo anno che ci troviamo in una situazione, da quando sono qua, non felice, non bella. E sicuramente, ecco, nelle difficoltà si deve probabilmente tirare fuori qualcosa in più, si deve cercare di dare tutti qualcosa in più per poi riuscire a centrare, ecco, quello che è l'obiettivo di tutti, che è la salvezza.